Benissimo, siamo qui al giro di boa, abbiamo finito di parlare dei diaspori e cominciamo a parlare delle agate, cioè di Calcedonia. Come sempre iniziamo con una classificazione a grandi linee in cui abbiamo diviso il Calcedonio in due grossi gruppi, il Calcedonio concrezionare, cioè le concrezioni di Calcedonio, e il Calcedonio senza inclusioni. Questi Calcedoni non sono mai concrezionari, sono riempimenti di vene in genere, o in altri casi sono nodulari. E sono in genere calcedoni molto colorati, traslucidi, e sono quei calcedoni che vengono usati normalmente in gioielleria, come il crisoprasio verde, calcedoni blu, viola, eccetera. Tutti gli altri calcedoni sono invece delle concrezioni, hanno inclusioni e hanno varie strutture. Queste concrezioni si possono formare in maniera nodulare, cioè dall'interno verso l'esterno, o come riempimento di cavità, cioè dall'esterno verso l'interno. Quindi, se c'è una cavità, la concrezione si appiccica sulle pareti della cavità, comincia da lì, alcuni non riempiono completamente la cavità, come per esempio questo ha lasciato solo una banda, una crosta, diciamo, che ricopre la cavità, altri sono addirittura parziali, cioè parziali riempimenti, creano delle specie di fiori contro le pareti della cavità, però sempre dall'esterno verso l'interno. Se invece il nodulo cresce libero in un fango, in un materiale che dà spazio alla sua evoluzione, con accrescimento dal centro verso l'esterno si hanno successive incrostazioni, successivi apportamenti e il nodulo cresce dal centro verso l'esterno. Ecco. E come riempimento di cavità, se la cavità viene riempita completamente, abbiamo due tipi di agate, le agate con inclusioni e le agate bandate. Le agate con inclusioni sono in realtà dei calcedoni più o meno trasparenti con all'interno muschi, dendriti, plume, una serie di inclusioni che sono molto ricercate dai collezionisti, e invece le agate bandate sono quelle più famose di tutte e sono costituite da cerchi concentrici che vanno dall'esterno verso l'interno. Un gruppo di agate un po' particolare, di cui si hanno pochi esempi, è un gruppo che abbiamo chiamato agate di tipo luna, in cui all'interno di cavità l'agata cresce da delle strutture sferulitiche, diciamo del tipo nodulare, cioè dall'interno verso l'esterno. Quindi ci sono dei germi che galleggiano in una matrice, diciamo il calcedonio, questi germi hanno le strutture e l'evoluzione dei calcedoni nodulari. Ecco, vediamo alcuni esempi di concrezioni di calcedonio che riempiono cavità. Questo è un campione dalla Francia e questo si chiama botroidale, cioè forma delle strutture mammellonari, e questa è una struttura tipica del calcedonio. Alcune strutture botroidali hanno invece uno sviluppo più a bacchetto, più allungato, e come questo bellissimo calcedonio austriaco, e non so se c'è all'interno di queste strutture qualche altro minerale che dà questo input di allungamento dei botroidi, però è molto comune che i calcedoni formino delle strutture allungate in cui i mammelloni, invece di essere sferici, sono, diciamo, con forma un po' più stalattitica, anche se non c'è nessuna direzione concreta dovuta alla gravità. Ecco, questa è una cratera agata dell'Argentina, sono chiamate agate perché in certi casi questo calcedonio è abbastanza spesso da riempire quasi completamente la cavità, però in realtà non ci sono bande, il calcedonio è compatto e solo ha questa bella patina rossa di ferro all'interno, per cui sono abbastanza ricercate dai collezionisti. Quindi ancora qui non è un'agata vera e propria, ma è una concrezione. Ecco, il calcedonio classico da taglio, come questo del Malawi, sono delle croste abbastanza spesse, con una superficie mammellonare, però vediamo che i mammelloni si sono, diciamo, uniti a formare una crosta abbastanza spessa e abbastanza allungata di calcedonio senza bande.
Ecco, l'origine delle cavità dove si mettono in posto questi calcidoni può essere molto varia. E la più classica è all'interno di rocce vulcaniche, in genere i basalti hanno vescicole, cioè grosse bolle di gas che restano vuote, vengono in genere riempite abbastanza precocemente dopo il raffreddamento della lava da parte di zeoliti o altri minerali, e il calcidonio è uno di quelli. Quindi queste cavità possono essere da piccolissime alle dimensioni di 4-5 cm, ci sono cavità che possono raggiungere alcune decine di centimetri, raramente si arriva al metro, però in genere diciamo, la maggior parte dei noduli di agate di calcedonio vanno fra i 5 e i 30 cm. In rocce sedimentarie, invece, i vuoti sono lasciati da qualche organismo, qualche fossile, o qualche materiale, tipo un nodulo di anidrite o di gesso, che si è sciolto e ha lasciato questa cavità. Un caso molto bello è questo campione francese in cui una geode di calcidonio si è instaurata all'interno di un fossile di un crinoide. Vediamo qui il gambo centrale del crinoide, le braccia, qui è messo la rovescia, però così. Ecco, questa è la base del crinoide, queste sono le braccia e all'interno si è sciolta la parte aragonitica del crinoide e ha lasciato spazio perché si depositasse questo calcidonio. Ecco, dai depositi indiani, immensi depositi di zeolite e di calcidoni di bellissime fattezze dell'India, arrivano questi campioni con delle strutture già più nettamente stalattitiche. Vediamo che i botroidi qui sono abbastanza allungati, in questo campione. Questi sono campioni abbastanza grossi e si possono avere stalattiti o diciamo braccia di calcedonio lunghe anche mezzo metro e delle dimensioni del diametro di anche 10 centimetri. Questi hanno un corpo più allungato in maniera gravitativa e vediamo che queste strutture sono più o meno parallele, quindi già vediamo un apporto della gravità. Ecco, l'apporto della gravità è già più evidente in questo campione, questo viene dal Marocco, dove tante piccole stalattiti pendono dal tetto di questa cavità, mentre la base ne è priva. Ecco, ancora un campione bellissimo, sempre dalla stessa zona del Marocco. Vediamo che anche in questo caso queste stalattite di bellissimo colore trasparente sono totalmente parallele fra loro, quindi chiaramente di origine gravitativa. Ecco, qui vediamo come la gravità ha luogo, ha effetto fino a un certo punto. Vediamo che qui c'è una porzione dovuta alla gravità, poi come le stalattiti eccentriche di grotta, qualche forza di cristallizzazione le porta a piegare questi stalattiti, in questo caso tutti nello stesso verso, poteva esserci qualche flusso, qualche flusso di percolante di soluzioni. In questo caso queste concrezioni sono filamentose e creano dei grovigli abbastanza complicati, quindi potrebbe anche esserci una componente organogena, ma quello che vediamo noi è un minerale che è più o meno soggetto alla gravità. Ecco, questa è la gem silica, cioè il calcedonio con rame, quindi con crisocolla, viene tipicamente dall'Arizona e forma anche in questo caso delle piccole stalattiti di questo splendido colore celeste. Ecco, questo è un calcedonio della Turchia, anche qui vediamo queste stalattiti più o meno governate dai flussi delle soluzioni e della gravità. Ecco, questo campione dell'India, che viene chiamato diaspro calcedonio coralloide, vediamo che la gravità non ha più niente a che vedere e la struttura è più o meno vermicolare. Poi sopra ci sono dei ciuffi di un altro minerale, probabilmente una zeolita. Ecco, questo è un altro campione del Brasile, anche qui vediamo delle formazioni molto strane, questi botroidi di grandi dimensioni, questo è un campione di quasi 20 centimetri e formano degli arricciamenti, delle convoluzioni un po' complesse
abbastanza curioso. Ecco, se vogliamo vedere le concrezioni vere e proprie, sono in genere chiamate concrezioni dei frammenti, cioè non quando la geode è completamente riempita si chiama calcedonio, quando solo una parte ed è facile, diciamo, da staccare viene detta concrezione calcedonio. In questi campioni vediamo tutti più o meno simili, anche se vengono da varie parti del pianeta, abbiamo la forma della cavità mantenuta, quindi il calcedonio cresce dai bordi verso l'interno, però non è riempita la cavità e quindi, diciamo, la geode non è chiusa. Si formano delle rose o dei fiori, in genere sono ricoperte da quarzo, quindi ha una prima fase di deposizione di calcedonio con queste formazioni concentriche e si aggiunge una cristallizzazione di quarzo superficiale. Poi il quarzo in genere finisce, diciamo, la crescita del ciclo di calcedonio, perché dal momento che comincia a cristallizzare quarzo non può più deporre calcedonio. E chiaramente se questo processo, se non c'è il quarzo, il processo continua, diventa una geode, un agata. Quindi queste strutture che abbiamo visto si possono conservare anche all'interno di agate. Queste sono alcune strutture che noi abbiamo visto in tre dimensioni, di cui possiamo apprezzare la rotondità delle strutture botulidali. Ecco, in alcune agate vediamo che, per esempio in questo campione del Marocco, vediamo che la struttura botulidale è mantenuta all'interno del campione, che è stato completamente riempito poi da agata bandata, e quindi ha mantenuto in maniera, diciamo, fossile questa banda rossa, che equivale come geometria, anche se noi la vediamo qui solo in due dimensioni, qui si vede meglio in tre dimensioni, però la geometria equivale. Lo stesso dicasi per le stalattiti, che abbiamo visto, che sono governate dalla gravità e si vedono frequentemente agate con delle strutture stalattitiche che pendono dal soffitto. Altre strutture invece non governate dalla gravità, quindi questi filamenti di calcedonio, si ritrovano in alcune agate, dette agate tube, e possono avere il centro vuoto o ripieno di calcedonio, vari colori, comunque. Si trovano questi fasci di strutture tutte più o meno semiparallele fra loro. E anche questi fiori di calcedonio che abbiamo visto alla fine possono trovarsi all'interno di agate che hanno la parte interna bandata, però vediamo sulle pareti della cavità ci sono questi frammenti di materiale. Vediamo che è un calcedonio all'interno non bandato, con queste superfici di quarzo sopra. Vediamo questo qua anche, è un calcedonio grigiastro, grigio-azzurrastro, con una sottile banda di cristallini di quarzo sopra, esattamente come questo campione. Ecco, all'interno dei calcedoni botulidali si cominciano a trovare già delle strutture, dei materiali, delle inclusioni. In questo caso vengono detto plume, sono dei muschi che possono avere diversi colori, che hanno una struttura, in questo caso sono delle strutture un po' arborescente verso l'alto, e riempiono, diciamo, formano il nucleo, il centro delle strutture che abbiamo visto prima, delle stalattiti e delle strutture tipo tube. Ecco, questo è un caso un po' anomalo, è un caso però molto famoso fra i collezionisti. Questo viene dall'isola di Giava in Indonesia, la chiamano agata bambù perché pare che si sia, diciamo, depositato questo calcedonio sopra delle canne di bambù in una laguna dove c'era attività vulcanica, dove c'era una forte deposizione di questi materiali, e ancora pare che al centro ci fossero dei resti di queste canne. Quindi questi campioni molto belli, che danno queste stalattiti lunghissime, qui parliamo di pezzi di centinaia di chili, con stalattiti di forse mezzo metro, e di un materiale molto bello e molto utilizzato dai lapidari.
Invece le concrezioni nodulari sono degli oggetti un po' più brutti da vedere e raramente collezionabili. E comunque queste sono le Agate Bubblegum dal Sud Dakota, questo è un nodulo calcedonio del Texas, queste sono altre cose molto simili dello Utah, dette Agata Grape, cioè Agata uva, e sempre abbiamo la ripetizione delle stesse strutture, piccole strutture concentriche, piccoli noduletti che si associano fra loro, sempre sembra che l'attività del calcedonio sembra terminare con del quarzo, e ci sono queste strutture ripiegate su se stesse, però raramente questi oggetti raggiungono grandi dimensioni, difficilmente superano i 5 cm. Ecco, questo è un giacimento recente del Marocco dove questi noduli, anche qui, sono ricoperti da quarzo verso l'esterno. Ho provato a tagliarli e all'interno c'è una struttura bandata che va dall'interno verso l'esterno. Quindi la crescita del nodulo avviene in senso contrario alla crescita dell'agata, cioè per formazione di bande concentriche sovrapposte. Ecco, un'agata che sembra crescere in questa maniera è la famosa agata d'Oulcote dell'Inghilterra, e sappiamo che questo tipo di agata è cresciuta per sostituzione su noduli di anidrite. Ad ogni modo, la cosa importante è che, sebbene si formino all'interno di una cavità, che era probabilmente lo spazio lasciato dal nodulo di anidrite, e queste concrezioni che alternano calcedonio con quarzo crescono in maniera concentrica dall'interno verso l'esterno, e la somma di varie concrezioni nodulari va a riempire il nodulo. Quindi questa è un'agata un po' alla rovescia, quindi è una concrezione nodulare cresciuta dentro una cavità. È con un aspetto molto simile, però finalmente con bei colori e un materiale molto usato per la creazione di oggetti, di gemme, è l'agata luna, che abbiamo usato per dare nome a questo gruppo di agate. Anche questa agata luna è formata, vediamo che queste bande non vanno dall'esterno verso l'interno, ma sono alla rovescia, cioè sono tante piccole concrezioni nodulari sferiche che si sommano fra loro e piano piano danno luogo a una grande concrezione con bande crescenti. Qui vediamo un altro campione, vediamo che tutte queste piccole concrezioni nodulari si appiccicano e poi si ha la formazione dell'ultime bande. Anche qui vediamo che queste concrezioni nodulari hanno alcune porzioni nettamente fibrose, però sempre partono, diciamo, dal centro verso l'esterno. È possibile che anche per questo tipo di agate sia da ricercarne l'origine nella sostituzione di noduli vaporitici o di altro tipo, però non conosciamo bene i dettagli del giacimento, quindi non mi azzardo, però è possibile che il meccanismo sia nettamente diverso da quello del riempimento semplice di una cavità che avrebbe dato le agate bandate. Invece, in depositi di agate direttamente bandate, quindi per esempio questo è un campione dal Brasile, che è il deposito più grande conosciuto al mondo di agate, ci sono occasionalmente delle inclusioni, delle strutture fatte un po' a quel tipo, cioè delle concrezioni di calcedonio che galleggiano, diciamo, che si formano all'interno del calcedonio. Quindi questo fenomeno di creare una concrezione di calcedonio partendo da dei nuclei che crescono per bande concentriche può avvenire all'interno di una cavità che sia stata già previamente riempita da un calcedonio di altro tipo. E questo ci fa capire come questo tipo di concrezione, con la crescita delle bande dall'interno verso l'esterno, sia un fenomeno nettamente diverso da quello che andremo poi a analizzare della formazione delle agate bandate, che invece a cui avviene in maniera completamente separata.
Vediamo che le agate mandate danno agate colorate con strutture proprie loro, mentre le concrezioni del calcedonio sono in questo caso bianche, però raramente danno colori. Ecco, quindi ci sono forti analogie fra queste concrezioni che abbiamo visto, quelle che abbiamo visto all'interno delle agate del Brasile, ma anche tutte quelle che abbiamo visto nelle agate luna, di tipo luna. Ecco, queste strutture sono bande che vanno, sono concrezioni con bande che crescono dall'interno verso l'esterno e zona di quarzo. Abbiamo detto hanno molte analogie con le sferulite orbicolari dei diaspri orbicolari tipo il Poppy Jasper o l'Ocean Jasper, in cui sappiamo che la storia evolutiva delle sferuliti ha subito dei processi secondari. Quindi anche in questo caso queste sferuliti non sono più le sferuliti che si originano come devitrificazione dei vetri vulcanici, ma sono delle strutture che già crescono dall'interno verso l'esterno e in questo caso crescono all'interno di un diaspro, un calcedonio, un diaspro che si stava, diciamo, modificando. Quindi sappiamo che le sferuliti, che sono queste che nascono all'interno di un vetro vulcanico, un'ossidiana, si formano in maniera omogenea, senza bande, sono delle zone di devitrificazione dove poi il vetro, dopo essersi, diciamo, sciolto, trasformato in un colloide, può più o meno cristallizzare e da queste si passa alle concrezioni orbicolari bandate per dei processi in cui il diaspro, che sta intorno, che in questo caso è ancora ossidiana, che però poi diventerà diaspro, viene poi successivamente a trovarsi in disequilibrio e si trasforma in calcedonio. Quindi in questo caso possiamo capire come il diaspro oceano non è semplicemente un diaspro riolitico, ma c'è qualcosa in più. Vedremo a proposito, parleremo a proposito di questi disequilibri fra diaspori e calcedoni in un capitolo apposito verso la fine della nostra serie.